Consegnati i premi del decimo Memorial Giovanni Caressa. Fra i premiati, la Fondazione Telethon e Benedetta De Luca. Il Memorial dedicato a Giovanni Caressa, che circa 60 anni fa ebbe l'idea di fondare l'ANFAS a Salerno, impegnando la sua vita alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, si è svolta al Sunrise, accessibile al resort di Battipaglia. Premiato l'impegno di Telethon a ritirare Rodolfo Schiavo, responsabile nazionale dell'area territorio della Fondazione Telethon. Ci riempie di orgoglio e ci rafforza nel pensare a un futuro insieme. Questi 10 anni sono volati, ma sono volati 10 anni di impegno, di confronto, di dialogo. Siamo stati insieme e abbiamo costruito il futuro dei ragazzi con una disabilità intellettiva e i disturbi del neurosviluppo. Questo premio premia tutti noi e l'impegno di tutti noi, di ANFAS, di Telethon, delle famiglie, dei volontari, perché la forza di questo legame nasce dall'unione delle persone. Quest'anno per la prima volta è stato istituito il premio Digital Inclusion Award per l'impegno sull'inclusione e la disabilità sui social media, che è stato assegnato a Benedetta De Luca, influencer salernitana, creatrice di moda e scrittrice. Beh, un premio per me simbolo di inclusione, quella reale, quella concreta che abbiamo toccato qui oggi stasera a questo evento. È stata una grande emozione perché so quanto impegno c'è dietro anche dell'associazione ANFAS, di quanto impegno concreto appunto c'è nei confronti delle persone con disabilità. Purtroppo c'è ancora tanto da fare, ecco, si parla dell'associazione che è stata fondata 60 anni fa, ma ancora oggi nel 2024 c'è bisogno di parlare di queste tematiche. Forse solo quando non se ne parlerà più avremo raggiunto un'inclusione vera, reale. Io continuerò a farlo sui social. Quindi questo premio ha una doppia emozione, perché quando ho iniziato tanti anni fa sui social non sapevo di quanto fossero potenti i social per mandare un messaggio. Ad oggi invece fortunatamente lo so, e quindi questo premio vale tantissimo e ringrazio infinitamente l'associazione ANFAS per avermelo donato. Il premio del Memorial Giovanni Caressa è stato istituito dalla Fondazione e dall'Associazione ANFAS di Salerno, presieduta da Salvatore Parisi. 20 anni di ricordo dalla scomparsa di Don Giovanni, chiaramente Don Giovanni pioniero della storia, ormai quasi di 60 anni di storia di ANFAS, e beh, lui ne è stato sicuramente il fondatore, il visionario, perché chiaramente, come dicevo anche prima, le idee di Don Giovanni sono oggi più che attuali, quindi insomma ci sembrava anche giusto stasera ricordarlo nel modo ancora più giusto, migliore, anche per l'assegnazione del premio che abbiamo dato stasera, che è una valenza straordinaria, e quindi credo che stasera Don Giovanni sia veramente felice di essere, diciamo, ricordato e commemorato nella maniera che merita. Questo è un momento anche di grande difficoltà per le nostre famiglie, anche un momento di incertezza. Ovviamente quello che c'è da fare per le persone con disabilità è ancora un percorso irto di difficoltà. Ovviamente, insomma, diciamo che anche le ultime leggi che sono state emanate danno grandi speranze, danno grande risalto a quello che sarà l'autorappresentanza, alla dignità proprio alla persona, oltre che essere alla persona con disabilità. Però è chiaro che il percorso è ancora molto lungo, per questo ANFAS c'è, la fondazione c'è e ci sarà al fianco delle nostre famiglie e delle nostre persone con disabilità.